Amici di Windowsteca, eccoci qui pronti finalmente per la video recensione del nuovo Microsoft Lumia 950. Ce l'abbiamo qui in versione nera, vi dico subito che è disponibile in versione nera oppure bianca. Non facciamo l'unboxing perché tanto sarebbe abbastanza inutile, perché all'interno troviamo semplicemente il cavo dati, eccolo qui, USB Type-C, e poi il caricatore con la presa Type-C per la ricarica veloce. Non capiamo come mai abbiano deciso di fare questa doppia versione, cioè ritornare un po' ai vecchi tempi con il caricatore diretto a muro e non l'adattatore, però magari poi ce lo spiegheranno. Quindi scatola molto basica. Andiamo subito a dedicarci su questo interessantissimo Lumia 950. Ricordo che c'è anche la versione un po' più grande, con lo schermo un po' più grande, che è il Lumia 950 XL. Tutti e due montano di serie Windows 10, quindi l'ultima versione appunto di Windows Phone, quindi il Windows Mobile, il Windows 10 Mobile. Andiamo subito a vedere le caratteristiche principali di questo smartphone. Intanto vi faccio vedere un po' il design, che come possiamo notare anche dai vecchi modelli, soprattutto dal 930, che è, diciamo, l'ultimo top di gamma ancora marchiato Nokia, che appunto lascia il posto al 950 di Microsoft, vediamo un netto cambiamento del design. Quindi Microsoft ha deciso un po' di interrompere un po' il design, diciamo l'estetica dei precedenti modelli, e ha creato questo 950 XL, che addirittura è diverso dal 950, e lo vedremo poi quando potremo provarlo. Se piace o non piace, questo ovviamente è soggettivo, a me sinceramente non piace, però non vi ho detto nulla. Secondo me il 930 rimane davvero molto bello. Guardate qui un po' gli spessori nettamente migliorati rispetto al 930, eccolo qua. Il peso del 950 è di soli 150 grammi, quindi davvero molto leggero, grazie anche alla scocca removibile che è in plastica, e quindi sicuramente abbatte il peso totale del dispositivo. Come vedete, scocca removibile. Cosa abbiamo sotto? Abbiamo una batteria da 3000 mAh. Abbiamo poi l'ingresso per la nano SIM e l'ingresso per una micro SD fino a 200 GB, che vanno ad ampliare la memoria interna di massa, che è di 32 GB. Sul lato destro cosa abbiamo? Abbiamo ovviamente il volume rocker, quindi tasti per il volume, tasto di accensione blocca sblocca schermo, e il tasto davvero troppo comodo per la fotocamera. Troppo comodo perché purtroppo il display del 950 non ha l'alta sensibilità del display, e quindi non è possibile utilizzarlo con guanti. Quindi questo comporta che se andate nella fredda Vienna, come ho fatto io per Capodanno, e dovete fare le foto, o vi togliete i guanti oppure toccate il tasto della fotocamera per poter scattare foto in tranquillità e senza grossi problemi. Poi nella parte sotto abbiamo l'ingresso per il nuovo connettore Type-C, cioè quello, per chi non lo sapesse, che vado a prenderlo, eccolo qua, si può inserire da qualsiasi parte noi lo mettiamo, davvero davvero molto comodo. Finalmente anche caricare il telefono di notte, come sarà successo a moltissimi, non sarà più un problema. Lato sinistro completamente pulito, parte alta ingresso per le cuffie, che non sono date in omaggio. Parte sul retro, fotocamera con triplo flash LED, fotocamera posteriore da 20 megapixel con una focale di 1.9, quindi aumenta rispetto al 930. Abbiamo ovviamente tecnologia PureView, lo stabilizzatore ottico e il tipo, come vi dicevo prima, flash LED. Ovviamente le ottiche, come ci ricorda anche la scritta, sono di Carl Zeiss. E altoparlante sulla destra della fotocamera. Fotocamera invece, diciamo, sulla parte frontale abbiamo 5 megapixel con il grandangolo, quindi per fare i famosi e amati selfie, con una focale di 2.4 e basta. Questo, diciamo, che è un po' le specifiche tecniche di questo 950.
Ovviamente la scocca è in policarbonato, quindi ho detto plastica, però ovviamente è policarbonato. Già che ci siamo, così ve l'ho detto tutto, RAM da 3 GB, processore un hexa-core a 64 bit da 1.8 GHz, è un Qualcomm Snapdragon 808, fortissimo. La GPU ovviamente è un Adreno 418. Ok, dopo aver detto tutta questa serie di dati, andiamo subito a vedere questo Windows 10 Mobile, davvero molto bello, mi è piaciuto, veloce, reattivo, ancora forse in alcune cose leggermente acerbo, ma sicuramente la strada è assolutamente in discesa. Prima grossa novità è Windows Hello, eccolo qua. Ovviamente adesso non può funzionare perché ho la fotocamera, ho la videocamera che mi copre completamente la faccia. Che cos'è Windows Hello? È lo sblocco del telefono tramite l'iride, quindi attraverso il nostro occhio il telefono andrà a sbloccare, quindi dopo aver riconosciuto la nostra iride, andrà a sbloccare in automatico il nostro telefono. Adesso non so come farvelo vedere, vediamo se riesco così, se mi vede, sarà un po' difficile, è quasi impossibile perché dovrei avvicinarlo, però a questo punto non ha più senso. Comunque, nel caso non vi dovesse riconoscere, si può sempre utilizzare un PIN per sbloccare il telefono. Vediamo un po' se riusciamo magari. Eccoci qua, ce l'ha fatta, perfetto. Come avete visto, non ho toccato nulla e ha sbloccato il telefono. Davvero molto comodo, funziona abbastanza bene e anche abbastanza veloce. Però come avete visto, eventualmente per qualsiasi cosa si può andare a sbloccare con un PIN. Cosa davvero molto interessante è che con un barbatrucco è possibile memorizzare più di un'iride, quindi si dovrà prima di tutto memorizzare l'iride principale, quindi magari quella del possessore del telefono. Poi dopo la tool, che adesso vi faccio vedere, così vi faccio anche già vedere un po' come funziona il nuovo Windows Mobile, il nuovo Windows 10 Mobile. La tool per Windows Hello, che come potete vedere ci ricorda Microsoft, è ancora in versione beta, ci permette di andare a migliorare il riconoscimento, quindi ci permette di andare a memorizzare o comunque a far vedere i nostri occhi in diverse modalità, quindi magari ce lo dice lo stesso telefono, in un posto buio, in un posto con meno luce, in un posto con tanta luce. Questo ci permette di memorizzare appunto più occhi e quindi anche magari memorizzare l'iride della nostra compagna, di nostra madre, del nostro cane, non lo so, per permettere anche a questi soggetti di sbloccare il nostro 950. Noi l'abbiamo provato, funziona, e quindi adesso lo sapete. Ok, allora, cosa cambia da... vediamo un po', che non mi ricordo più qual è, dovrebbe essere questo qua. Adesso vado a mettere la password, vi faccio vedere da cosa cambia da Windows 8.1. Ecco qua, allora, prima facciata, un po' più, anche qui è tutto soggettivo, comunque a me piace un po' di più quella di Windows 10, perché abbiamo le tile che hanno meno spazio fra di loro in Windows 10, quindi come vedete sono meno marcati i bordi, e ovviamente abbiamo un completo design più nuovo, più moderno in Windows 10 delle applicazioni, o comunque della lista delle varie applicazioni installate all'interno del nostro telefono. Barra cerca, che in alto appunto è molto più comodo per andare direttamente a cercare le applicazioni o le impostazioni che abbiamo nel nostro telefono. Comunque vi dico già che adesso ci dedicheremo ovviamente più al Lumia 950 e alle sue funzionalità, ma poi eseguiremo un approfondito focus proprio solo sulle novità di Windows Mobile, Windows 10 Mobile. Quindi poi, se magari ometto qualche novità di Windows 10 Mobile, lo andremo poi ad approfondire meglio nel nostro focus un po' più appunto approfondito. Quindi direi di continuare con le novità del 950. Andiamo come al solito a fare la solita chiamata al 190. Sentiamo un po' il viva voce. Benvenuto in Vodafone. Ricordati, se non l'hai già fatto, di utilizzare entro il 31 gennaio il codice che hai ricevuto via SMS per avere 5 euro di sconto. Bene, molto comodo. Allora, come avete sentito, viva voce molto chiaro, anche bello alto, quindi non abbiamo avuto problemi.
connettività massima, perché abbiamo il 4G, quindi l'LTE massima velocità, possiamo navigare col nuovo browser Edge alla grandissima. Problemi di ricezione, diciamo che rispetto ad altri telefoni, come potete vedere, può essere anche Vodafone, abbiamo magari qualche tacca in meno, però anche in magari zone come può essere una cantina, delle scale, un garage, comunque c'è sempre ricezione, quindi non si va mai o quasi mai in offline, quindi direi buona o comunque nella media di tutti i concorrenti, di tutti i telefoni concorrenti o precedenti. Ok, allora vi ricordo anche che alla fine di questa video recensione andremo a rispondere alle numerose domande che avete fatto sul nostro articolo, sul nostro blog, e quindi vi risponderò appunto alle vostre curiosità e ai test che ci avete chiesto, e quindi magari anche in questo caso, se non vado proprio nel profondo, è perché magari poi rispondo alle vostre domande. Allora, adesso vado a mettere il PIN, perché sennò se ascolto, avvicinati e quant'altro, non ce la faremo mai. Allora, telefonate, come vi dicevo, molto bene. Direi di andare a vedere la fotocamera da 20 megapixel, buona, che ha avuto, poi vedrete le foto che abbiamo eseguito appunto a Vienna, quindi vedete quello che abbiamo ripreso sia come video sia come fotografie, video fino a 2K, no, fino a 4K, quindi la massima risoluzione che ad oggi si può ottenere, davvero molto, dei video veramente molto belli. Abbiamo anche in questo caso la possibilità di gestire professionalmente la nostra fotocamera, gestendo la luce, quindi i bianchi, abbiamo la possibilità del focus manuale, abbiamo la possibilità di gestire gli ISO fino a 3200, abbiamo l'apertura, quindi il tempo di scatto, e poi il contrasto. Quindi una gestione un po' più professionale della nostra videocamera. Possiamo ovviamente switchare da foto a video, andiamo nelle impostazioni. Abbiamo la possibilità di attivare o disattivare, diciamo, una funzionalità del tasto della fotocamera, le proporzioni ovviamente, e abbiamo soprattutto, come vi dicevo, la possibilità di registrare video, come potete vedere, fino a 3840x2160 pixel per 30 frame per secondo, quindi davvero una risoluzione davvero molto elevata. Abbiamo possibilità, come vedete, la tartarughina, di creare degli slow motion, attivare ovviamente la torcia, ovviamente switchare, ciao a tutti, alla fotocamera frontale, e poi, come vi dicevo, le varie altre impostazioni. Abbiamo le immagini live, quindi andiamo a vedere, adesso vi faccio vedere, ne trovo una un po' carina, delle milioni che abbiamo fatto. Immagini live, quindi cosa succede? Si va a creare una, vediamo, dovrebbe essere una di queste, vediamo un po'. Il telefono va a memorizzare un'immagine live, che adesso troverò da qualche parte, dovrebbe essere una di queste. No, ovviamente non viene. Questo è il video. Eccola qua. Guardate lo scimpanzé, adesso ve lo faccio rivedere, vedete che si muove, guardate anche la mano. Questa è l'immagine live, quindi crea una specie di GIF, una piccola anteprima animata all'interno della fotografia. Una cosa molto carina che appunto può fare Windows, il nostro Windows 10 Mobile. Ok, allora, andiamo avanti. Fotocamera, come vi dicevo, da 20 megapixel, resa molto buona, ottime le fotografie, ottimi video. La cosa su cui ho trovato, diciamo, non tantissimo all'altezza è il focus. Di giorno non abbiamo avuto grossi problemi, non ho avuto grossi problemi, di notte il focus faceva un po' le bizze. Era difficile appunto mettere a fuoco, quindi andare a puntare magari un soggetto o comunque una zona della fotografia e metterla bene a fuoco di notte, o comunque ci metteva più di altri telefoni che avevo e che stavo testando. E altra cosa che purtroppo devo sottolineare è che appunto, non avendo la
possibilità dell'alta sensibilità del display, appunto di notte, cioè comunque al freddo, comunque quando avevo i guanti, non era possibile andare a interagire con il display e quindi dovevo per forza utilizzare il tasto per mettere a fuoco e poi andare a scattare la fotografia. Quindi secondo me il focus è ancora un po' da migliorare, ma credo sia semplicemente un problema, così si può si può definire software. Allora, proseguiamo, andiamo ora a sentire per, diciamo, completare la parte un po' multimediale, un po' di musica, quindi entriamo in Groove Mu Musica e andiamo a sentire la canzone. Anche da questo punto di vista, volume abbastanza alto, non esagerato, la qualità è sicuramente buona, diciamo un buon medio livello. Adesso che ho visto mentre stavo ascoltando la musica, mi sono ricordato sempre per concludere con le fotografie, il triplo flash LED è davvero una chicca molto interessante della fotocamera, perché ci permette veramente di avere delle fotografie più naturali anche di notte, proprio grazie al triplo flash LED che lavora davvero davvero molto bene. E poi ovviamente si può utilizzare anche come torcia, perché nella zona notifiche con Windows 10 Mobile abbiamo la possibilità di avere più icone rapide, quindi per accedere a diverse funzionalità del telefono, tra cui anche la torcia, e quindi sicuramente è un qualche cosa in più. Caratteristiche principali anche di questo 950 è sicuramente la funzionalità continuum, quindi la possibilità di trasformare il nostro 950 in un vero computer. Che cosa vuol dire? O comunque in una sorta di mini computer portatile. Grazie a una display dock oppure ad un adattatore wireless sempre di Microsoft si può collegare il 950 a un qualsiasi display che abbia una porta HDMI, display inteso come appunto adesso monitor, ecco, o televisione, quindi ha un monitor, una televisione, e si attiva una sorta di mini computer, quindi una versione della Windows 10 che conosciamo per i tablet e per i computer. Si può attaccare un mouse o una tastiera, come in questo caso, che è una tastiera Bluetooth, che adesso vado ad accendere. E appunto si può letteralmente mettere da parte il nostro 950 e andare a utilizzare la tastiera o il mouse per gestire il nostro computer. Anche questo poi lo vedremo in un focus dedicato a Continuum e alla Display Dock, dove vi faremo proprio vedere tutte queste funzionalità che sono davvero molto utili, soprattutto per chi viaggia. Adesso vi volevo far vedere appunto la possibilità di utilizzare una tastiera Bluetooth, quindi andiamo all'interno dei messaggi, così vi faccio vedere sia una nuova tastiera di Windows 10 che mi piace tantissimo mobile, e poi anche la possibilità di se magari accendo, ok, perfetto, è partita del tutto proprio. Avete? Funziona anche proprio wireless, nel senso che sta facendo impazzire il mio telefono. Perfetto. Direi di eliminare, purtroppo non è una tastiera di ultima moda, ci deve essere incastrata l'H, direi, così da al primo acchito. Vediamo se riusciamo a digitare, niente, è impazzita con l'H, perfetto. Andiamo a spegnerla e poi eventualmente ad accenderla. Comunque avete visto che funziona perfettamente anche con le tastiere Bluetooth. Niente, boh, vabbè. Magari con una tastiera un po' più, come dire, decente, magari fate anche meno figure di questo genere. Comunque, ripeto, funziona molto bene. E si possono gestire anche dei mouse Bluetooth, quindi davvero molto molto comodo. Continuum è
questo è lo store, non c'entra una mazza. Continuum è questa applicazione qui, che appunto tramite la scheda wireless, quindi ha un adattatore wireless attaccato allo schermo, o attraverso un dock, quindi alla display dock, si può andare ad eseguire questa specie di PC, di cui Windows 10 non mobile, sulla nostra schermo. Da non confondere con il mirroring, quindi con l'applicazione mirroring che c'è già in diversi Windows Phone, che non è altro che una, diciamo, un mirroring appunto dello schermo su un dispositivo come un monitor o una televisione. L'applicazione si chiama Proietta Schermo. Non da confondere con questa invece nuova funzionalità di Windows 10 e del 950, che invece dà proprio delle caratteristiche aggiuntive al telefono. Ma poi, ripeto, lo andremo a vedere bene in un focus dedicato che troverete poi in descrizione, troverete il link per andarvelo a vedere. Ve lo consiglio nettamente, perché è sicuramente un abbinata 950 e Continuum / display dock che davvero funziona molto molto bene. Vi parlavo prima, oltre alla mia tastiera cinese da 5 euro, della tastiera anche di... ah no, allora è proprio perfettissimo. Allora, non era la mia tastiera, è impazzito per un momento il telefono, ovviamente, perché a noi le cose semplici non ci piacciono mai. Andiamo a chiudere tutto. Si è impossessato uno spirito. Questa è spenta, giusto? Sì, questa è spenta, quindi non è colpa della mia batteria, della mia cosa. Vediamo un po' se l'H. Niente. Perfetto, ragazzi, questo è... vabbè. Comunque, mentre lei scrive tante H, che a tanto noi non ci interessa, mettiamo nel messaggio, vi faccio vedere appunto la tastiera, la nuova tastiera, molto bella. Perché molto bella? Perché è stata, diciamo, un po' ridisegnata, migliorata, e soprattutto è stato aggiunto questo mouse che ci permette di muoverci, quando non abbiamo lo spirito che ci scrive le H, all'interno del messaggio in una maniera davvero molto comoda. Come vedete, abbiamo ovviamente anche lo swipe per andare a digitare in maniera veloce il messaggio, senza andare a digitare i tasti direttamente. Ovviamente poi abbiamo anche possiamo anche dettare vocalmente il messaggio tramite l'iconcina del microfono. Si va a dettare il messaggio, questo qua, e poi lei dovrebbe scrivere tante H, solo H, praticamente scrive solo H. Ok. A proposito di comandi vocali, prendo subito la palla al balzo e parliamo dell'altra grande funzionalità, ovvero Cortana. Cortana non è sicuramente una novità, però nel 950 c'è Cortana in modalità passiva, che non è nulla di sessualmente esplicito, ma semplicemente la possibilità di attivare Cortana con il famoso comando "Ehi Cortana!". Ovviamente. Scusate, poteva funzionare? No, riproviamo. Ehi Cortana! Eccola qua, perfetto. Guardate, bravissima, ha già capito tutto. Con Ehi Cortana, come avete visto, è possibile andare a sbloccare il telefono e attivare Cortana direttamente con questo comando. Il comando però non può essere impartito da tutti, perché Ehi Cortana... o meglio, può essere impartito da tutti, ma deve essere scelto in precedenza, perché il Cortana, quando si attiva, può essere attivato o appunto tramite qualsiasi voce, quindi basta proprio che qualsiasi persona dica il Cortana, oppure può essere personalizzato tramite la voce del proprietario del telefono. E Cortana, o comunque il telefono, vi farà leggere 6 frasi. Imparerà la vostra voce, imparerà le tonalità, il modo in cui dite "Ehi Cortana", e andrà appunto a sbloccare il telefono e soprattutto ad attivare Cortana. È impazzita completamente. Ok,
dopo questa sfumatura, come avete capito, abbiamo dovuto riavviare il telefono perché, come avete visto, aveva qualche problemino. Purtroppo, ovviamente, Windows 10 Mobile non è ancora proprio alla perfezione, però vi assicuro, e purtroppo qua, che è la prima volta che mi è successo da quando l'ho testato che andasse in palla così. Ma ovviamente ormai noi di Windows Teca siamo straabituati a queste cose e Skype insegna. Ma torniamo a noi, torniamo alle 950 a Windows, vediamo se riusciamo. Ciao Francesco, grandissima, mi ha preso. Ok, torniamo dentro. Allora, visto che abbiamo fatto un po' di confusione, ritorniamo un attimo ai messaggi. Tutte le nostre H, perfetto, e fino qua è l'unica cosa che abbiamo capito, quindi vi ho detto tastiera nuova, non sto qui a cancellarli, nuova tastiera che a me piace molto e adesso ve lo posso far vedere, cursore per permettermi di muovere all'interno del messaggio. Questo è davvero molto comodo proprio perché è molto più semplice andare a in un determinato punto, come potete vedere, se io volessi andare lì in mezzo, vedete che con il solo tasto mi è più complicato. Con questo nuovo cursore si riesce a muoversi meglio all'interno del testo e andare poi eventualmente o aggiungere o eliminare delle parole. Altra cosa molto comoda che vi volevo far vedere, però qua mi serve un altro messaggio, quindi un nuovo messaggio, chiudiamo, entriamo qui, è appunto la digitazione tramite comando vocale. Alessio, sto andando a prendere il bus, ci vediamo tra un'ora. Perfetto, come avete visto non ha perso un colpo. Adesso sto andando a prendere il bus, ci vediamo tra un'ora e invio il mio messaggio. Come vi facevo vedere, tastiera ovviamente orizzontale, c'è un po' troppo bordo, quindi forse l'unica nota che si può fare è che abbiamo bordo a destra, bordo a sinistra e più la barra di Windows, quindi davvero poi alla fine si restringe ancora di più, però sicuramente la disposizione e soprattutto il fatto che hanno ridotto un po' le cose sui tasti superflui migliorano sicuramente l'utilizzo della tastiera. Prima del blocco stavamo anche parlando di Cortana, quindi Cortana passiva o funzionalità passiva, eccola qua, guardate che precisione, si è risvegliata, che ci permette di attivare Cortana anche da telefono bloccato, quindi in questo caso io ce l'ho bloccato. Ehi Cortana! Ehi Cortana! Ecco, sempre. Come. No, volevo fare una battuta cattiva, ma non posso dirla. Vabbè, comunque si è svegliata al secondo tocco e questo ci permette di fare tante cose, quindi impartire dei comandi per utilizzare il nostro device anche senza mai toccarlo. Per esempio, ehi Cortana, invia messaggio ad Alessio Tumminello. Scrivi un messaggio a Alessio Tumminello. Che cosa vuoi scrivere? Ciao Alessio, ho perso il bus, non ci capisco un H. Vuoi scrivere a Alessio Tumminello? Ciao Alessio, ho perso il bus, non ci capisco un H. Invia, aggiungi o riprova. Invia. Va bene, inviato. Incredibile, signori, ci daranno un Oscar solo, eccolo qua, un Oscar solo per questo che è arrivato. All'avvio necessario per gli aggiornamenti direi che non è il momento. Quindi avete visto che Cortana ci permette di fare questo, ma molto altro. Possiamo trovare ristoranti, bar, indicazioni stradali, ricerche su internet, davvero tante tante cose. Un assistente a 360 gradi è secondo me il migliore in assoluto sul mercato, batte veramente tutti. Andiamo ora a vedere invece la navigazione internet con il nuovo Edge. Andiamo ad aprire un sito a casaccio, il primo che ci viene in mente. Tac, eccolo qua. Come vedete sono riuscito anche a digitare con un solo errore. Vediamo se la mia connessione internet. Ah sì, l'ha già aperto. Talmente veloce che non ne sono neanche accorto. Ed ecco qua, veramente la velocità e la fluidità di questo nuovo Edge sono pazzeschi. Ma un po' tutto Windows 10 Mobile è davvero molto molto veloce e molto reattivo.
È ovviamente la prima versione, comunque la prima versione stabile di questo sistema operativo, quindi è normale che ci siano dei lag, comunque dei bachi qua e là, però devo dire che veramente spacca tanto tanto questo nuovo sistema operativo che a me piace molto, perché è stato anche... Tra l'altro ricordiamo che anche in Edge c'è la possibilità di, quando si carica poi il libricino, di visualizzare la pagina senza rotture di pubblicità, eccolo qua che adesso è bianco, visualizzare la pagina senza rotture di pubblicità, banner e quant'altro. Questa è un'altra cosa davvero, davvero molto comoda in Edge, comunque in Windows 10 Mobile. Come dicevo, poi il design è stato sicuramente migliorato, quindi è stato rivisto. Abbiamo una migliore, o meglio, una nuova grafica per anche le impostazioni. Poi, anche in questo caso, le andremo a vedere più nel dettaglio all'interno del nostro focus, che vi ricordo e che vi metteremo in descrizione. Comunque, come vedete, finalmente Microsoft ha deciso di raggruppare tutte le impostazioni in diverse categorie con anche delle icone molto carine. Molto bello anche la possibilità di andare a scegliere un colore diverso per la barra, quindi si può giocare un po' di più con le tile, con gli sfondi e con la barra dei tasti non fisici ma software di questo 950. Cos'altro? Allora, durata della batteria, visto che ormai siamo quasi alla fine, poi risponderemo alle vostre domande. Altra chicca di questo 950 sono la ricarica wireless, quindi possibilità di ricaricare wireless il nostro dispositivo, ma soprattutto la ricarica veloce, bellissimo, in pochissimi minuti, diciamo, mettiamo un 40, un'ora più o meno, ricarichiamo la nostra batteria completamente. Più o meno, sinceramente, non sono stato lì a cronometrarlo, però direi che tra i 40 e l'ora riusciamo ad avere la nostra batteria carica, quindi uno spettacolo. Adesso sto pensando se c'era qualcos'altro. Ah, no, ecco, quanto dura poi la batteria? La mia batteria dura all'incirca la giornata intera, quindi senza grossi sforzi abbiamo la possibilità di arrivare tranquillamente dopo cena, magari anche a qualcosina meno se lo usiamo intensamente. Comunque la giornata la copriamo completamente. Come vedete, già che siamo nella schermata principale, abbiamo anche Glance. So che molti di voi sono affezionati a questa funzionalità e su questo 950 abbiamo Glance. Purtroppo però non abbiamo il doppio tocco, non sappiamo perché il doppio tocco in questo 950 insieme all'alta sensibilità non sono stati messi. Chi lo sa come mai? Ok, direi che è proprio giunto il momento di chiamare. Sì, chiamare non so chi, ma non lo so. Stavo dicendo di rispondere alle vostre domande. Quindi ho qui la mia lista che il mio valletto mi sorreggerà perché non vedo una cippa. Allora, intanto mi scuso se storpio i vostri nomi. Partiamo con Gianfri Formia più Matteo, mi scrivono. La cover scricchiola? No, decisamente no, non ha nessun tipo di problema. Ovviamente prima l'abbiamo aperta, quindi adesso era ancora da settare, però se sentite adesso che si è settata, non è scricchiola assolutamente. È molto molto compatta, ovviamente è una cover removibile, quindi è normale che abbia un leggero gioco rispetto magari a un 930 che è un monoscocca, oppure anche al 920, quindi questo è normalissimo, ma vi assicuro che non scricchiola, non dà sensazioni strane. C'è ovviamente, ripeto, un po' di spazio tra la batteria e la cover, quindi si sente un po' il gioco, ma questo è assolutamente normale, ma dal punto di vista del rumore, come sentite, anzi adesso sto zitto, non c'è assolutamente nessun tipo di scricchiolio, quindi Gianfri Formia più Matteo potete stare tranquillissimi. Rosario 203, personalizzazione suonerie. Allora, personalizzazione suonerie, adesso andiamo a mettere il mio PIN che ormai sa tutto il mondo. Se noi entriamo nei contatti, adesso però vediamo un po' quale numero, anzi scusate, facciamo così per la privacy. Entriamo così, andiamo in modifica. Perdonatemi il buio, ok. Abbiamo possibilità di
mettere una suoneria classica per il contatto, cioè cambiare la suoneria per il contatto, oppure mettere una suoneria per gli SMS. Quindi abbiamo la possibilità di andare appunto a inserire queste due suonerie per la personalizzazione. Più di questo purtroppo non si può fare, anche perché non saprei cosa si possa fare di più. Poi Simona DB. Sblocco con iride. Ah, no, è una domanda, scusate. Sblocco con iride, è veloce? Ok, adesso provo a farvelo rivedere in maniera, mi piego come un non lo so e vi faccio vedere dallo sblocca schermo se mi riconosce. Vediamo, avvicinati. È facile, zio. Vediamo un po'. Grandissimo. Ciao Francesco. Perfetto, mi ha riconosciuto. Adesso ve lo faccio vedere giusto per chiarezza. Come potete vedere, se adesso metto la mia fotocamera frontale, ho tutto sto po' di roba, quindi mi sono messo così con gli occhiali, quindi figuratevi, però avete visto che mi ha riconosciuto, quindi dai, tutto sommato il sistema funziona. È veloce? Sì, abbastanza. Va sempre, ovviamente, dipende anche molto da noi se teniamo gli occhi più o meno chiusi, se guardiamo direttamente la fotocamera. Quindi è un sistema comunque non immediato come può essere una digitazione di un pin, ma poi alla fine non è, il tempo poi alla fine è molto, molto simile. Quindi diciamo che è sicuramente una cosa che se sviluppata sarà sempre molto più bella e facile da utilizzare. Ok, poi andiamo avanti. Questo non lo leggerò mai. Rorschach. Sì, mi chiede multitasking, tempi di ripresa, applicazioni. Allora, tempi di ripresa, applicazioni, vediamo se ho. Perfetto. Vediamo se ho qualche applicazione aperta. Direi di sì. Vediamo, riprendiamo l'Edge. È già pronto. Andiamo a prendere magari. Vabbè, le impostazioni. Proviamo a magari ad aprire un gioco, a chiuderlo e poi a riaprirlo. Comunque in generale è molto veloce. Poco si vede, sto riprendendo l'applicazione, il solito messaggino che fa innervosire molte persone. Appunto nel 950 con Windows 10 Mobile, diciamo che, come vedete, la ripresa è molto molto veloce. Non c'è nessun messaggio, adesso sta caricando il gioco, vabbè, qui è un po' lento il gioco in sé, perché molti non sono ancora, lo vado ad abbassare, non sono ancora sicuramente ottimizzati per il sistema operativo. Adesso andiamo magari a riprendere per l'ultima volta Edge e poi a riprendere il nostro gioco. Come vedete, e anche dalla musica, riprende immediatamente, quindi assolutamente multitasking. Poi ovviamente si può, sì, magari non la schermata, si possono andare ad eliminare le varie applicazioni aperte semplicemente eseguendo uno swipe oppure andando a cliccare la X. Ok, andiamo avanti. Yusif, più giù Yusef, Yusef sarà Giuseppe in non si sa, più Giulio, più Raf, temperatura con benchmark scalda. Allora, non l'ho provato con il benchmark perché secondo me è assolutamente una cosa inutile. Perché se il telefono lo utilizziamo come facciamo noi, lo utilizziamo tutti i giorni, lo provo direttamente, non ho bisogno di un benchmark per vedere se scalda. Scalda, sì, scalda soprattutto in questa zona qua, diciamo nell'uso normale, classico, è tiepidino, per usare dei termini scientifici. Se magari si utilizza magari col GPS, a lungo si scalda, si sente. Quindi purtroppo questo che è un problema che ha afflitto molti Lumia, secondo me affligge anche un pochino questo 950. Riccardo, SkyGo con Continuum. Purtroppo non ho SkyGo e quindi non ho potuto provarlo con Continuum. Mi dispiace. Regalami un abbonamento e lo proverò molto molto volentieri. Poi, JostAdapt, credo sia così. Ricerca eventi Outlook. Si può, questo vi diceva che era molto utile dal punto di vista del business, è vero, e funziona. Adesso ve lo faccio vedere tramite Continuum perché nel calendario di Outlook purtroppo non c'è, scusate, non con Continuum, con Cortana, perdono, dicevo, con l'applicazione del calendario non c'è la possibilità di andare a ricercare degli eventi. Ma se noi chiamiamo Cortana, ehi Cortana!
Quando è il compleanno di Davide? Come vedete, va a ricercare il titolo, quindi diciamo il nostro appuntamento all'interno del calendario, quindi possiamo andare a ricercare degli eventi o comunque del promemoria all'interno del nostro telefono e del calendario di Outlook. Poi Colin ci chiede il GPS senza rete. Allora, io sono andato a Vienna, ho usato ovviamente GPS senza rete mobile, senza wifi. E devo dire che funziona molto molto bene, è preciso. Ovviamente la primissima volta che l'ho attivato rispetto all'Italia ci ha messo un po' di più, ma dopo il pairing, comunque l'aggancio ai satelliti è davvero molto veloce. Mi sono trovato molto molto bene e con l'applicazione Mappe che raccoglie tutta la navigazione Here Maps di una volta, che è tutta raccolta in questa applicazione qua. Davvero, Microsoft con i suoi Lumia e con questa applicazione con le mappe offline, davvero, rimane secondo me la migliore navigazione in assoluto rispetto alla concorrenza. Quindi assolutamente anche con 950 funziona alla grande. Ovviamente adesso siamo all'interno e quindi ci metto un po' di più. Alessandro, guanti più calcolatrice che non gira. Lui fa la calcolatrice non gira, potete verificare. Allora, partiamo dai guanti. Come vi ho detto, purtroppo non c'è la possibilità di utilizzare il telefono con i guanti, e questo secondo me è una pecca non da poco, soprattutto perché non capisco perché il 950 non possa avere né il doppio tocco né la possibilità dell'alta sensibilità. Spiegatemi perché. Detto ciò, la calcolatrice gira. No, non gira, te lo confermiamo, te lo faccio vedere. Perché non gira? Perché, come sapete, Windows 10 è un sistema operativo globale, quindi che viene utilizzato per diversi dispositivi, è un sistema operativo universale e quindi deve essere possibile utilizzarlo su diversi dispositivi. E quindi, se vuoi la calcolatrice scientifica, che poi era, diciamo, anche il grosso significato di girare la tastiera, la puoi andare a trovare nella slide. Abbiamo le, diciamo, tutte le varie opzioni che si possono attivare nella calcolatrice. Comunque non gira proprio perché è una universal app e quindi può essere utilizzata su più dispositivi. Direi che non c'è assolutamente nulla da dire. Qual è il prezzo? Il prezzo è 599 euro di listino, si può ovviamente già trovare a meno su internet, vale la pena? Assolutamente sì. Se cercate un top di gamma con Windows Phone, questo è il vostro telefono. Windows 10 è pazzesco, a me è piaciuto molto, come dicevo, un po' acerbo, ma già viene utilizzato da milioni di persone sia su tablet, su PC che su smartphone, quindi davvero è un sistema operativo in crescita. Il telefono merita, è bello, se vi piace poi anche esteticamente siete a posto. La fotocamera è una bomba, peccato per il focus, ma sicuramente lo sistemeranno e ha tante chicche che possono essere davvero un plus per questo top di gamma, che dicevo adesso si trova anche a prezzi davvero accettabili e che quindi lo mettono ancora di più in cima rispetto ad altri top di gamma come potrebbe essere questo S6 che abbiamo qua e con la quale adesso vi faccio un piccolo confronto estetico, così, giusto per farvi vedere anche le dimensioni di questo 950 rispetto a un device della concorrenza di altro sistema operativo. Insomma, davvero un ottimo lavoro anche da questo punto di vista. Vi ricordo il nostro focus su Continuum e sull'altra grande funzionalità di questo 950, perché vi ricordo che con questo 950 potete avere anche un piccolo computer sempre con voi. Quindi vi ricordo di guardare il focus, vi ricordo di mettere un bel like se vi è piaciuto il video, commentate in YouTube, nel nostro blog. E basta, vi rimando al sito per le foto, i video e tutto quello che abbiamo fatto ed eseguito con questo 950, in attesa ovviamente di provare il 950 XL, quindi lo stesso smartphone però con lo schermo più grande e un design un po' più diciamo diverso da questo qua. Un saluto da Francesco Colonna per WindowsTeca.net. Ciao a tutti!